Un'altra questione delicata è l'incoerenza tenuta dal governo sudcoreano a proposito delle scuse ufficiali e chiare pretese dal Giappone. Le richieste coreane non fanno una grinza, e tuttavia la Repubblica di Corea continua a non dare il buon esempio, evitando di porgere le proprie scuse al Vietnam per le atrocità ivi commesse dai suoi militari al tempo in cui questi avevano appoggiato le truppe statunitensi. Quelle dei militari sudcoreani in Vietnam è una pagina non molto conosciuta, ma storicamente ha un significato fortissimo, perché dissolve uno dei punti d'onore che i coreani stessi si autoattribuiscono, ossia quella di non avere mai compiuto una guerra di aggressione in tutta la loro storia. L'aggressione invece la fecero, con un paese, fra l'altro, col quale non condividevano nemmeno una frontiera. L'invio di truppe sudcoreane in Vietnam fu l'ennesimo atto di prostituzione della patria compiuto da Park Chung-hae, allora presidente di una nazione di mendicanti, ma in possesso di un esercito formidabile. La Corea del Sud era allora tenuta a galla praticamente solo da aiuti statunitensi, forniti in misure eccezionali allo scopo di poter eventualmente scongiurare non solo un'invasione nordcoreana, ma anche le sirene udite da un popolo ridotto alla fame e schiavizzato che cominciava a chiedersi, stanti anche i successi che allora riportavano i piani di sviluppo nordcoreani, se per caso non fossero stati informati male a proposito dei mali del socialismo e delle delizie del mondo occidentale. Già agli inizi degli anni 60, però, gli Stati Uniti avevano cominciato a considerare l'ipotesi di una significativa, progressiva riduzione degli aiuti a Seoul. Nel 1962 Kennedy aveva chiaramente detto che la Corea del Sud era il satellite più costoso degli USA, malgrado gli aiuti si fossero già ridotti da 202 milioni a 143 milioni di dollari, constatato che Kim Il-sung non sembrava covare propositi particolarmente bellicosi. La prospettiva di potersi ritrovare in brache di tela, prima di tutto davanti al suo stesso popolo, però non allettava certo Park, che a quel punto doveva trovare qualcosa per farsi apprezzare e ricompensare dall'alleato USA. Park non perse molto tempo a scoprire che cosa potesse scambiare, le femmine le aveva già fornite, adesso avrebbe fornito i maschi. Così, dal 1965 in poi, i militari sudcoreani cominciarono a partire, l'elemosina del loro paese dipendeva ora dalle canne delle loro carabine. In tutto sarebbero stati circa 320.000, di cui 5.000 non tornarono più. Arrivati in Vietnam, i militari sudcoreani fecero subito la conoscenza di un territorio e di un modo di combattere loro sconosciuto, e la loro reazione fu spesso brutale. Fu la stessa ambasciata USA a Saigon a sottolineare che, quando sono colpiti da cecchini o cadono vittime di mine o altri tipi di trappole, i militari sudcoreani hanno la tendenza a reagire in maniera durissima e spietata, spesso fino a distruggere interi villaggi. Non era una menzogna. Nel 2000, Kim Ki-tae, nato nel 1935, tuttora in vita, allora capitano dei Marines sudcoreani, confessò al giornale di Seoul Hankyorek varie stragi compiute dai militari del suo paese. Particolarmente attiva, in sì triste circostanze, fu la seconda divisione dei Marines, conosciuta come Chungnyeong, draghi azzurri. A oggi, all'esercito sudcoreano sono imputate almeno quattro grandi stragi, quella di Binh Tai, 9 ottobre 1966, con 168 vittime, quella di Binh Noi, 3-6 dicembre 1966, con 430 vittime, quella di Phong Nghi e Phong Nhat, 12 febbraio 1968, con almeno 70 morti, quella di An Mai, 25 febbraio 1968, con 135 morti. In simili occasioni venne fatta letteralmente tabula rasa, vecchi, bambini, donne incinte, bestiame, case, tutto barbaramente ucciso e bruciato o seppellito. Ne mancarono stupri, rapimenti, torture. Americani e sudvietnamiti sapevano, ma la guerra portata avanti in nordcoreano aveva fatto diminuire i cecchini e tanto bastava. Meglio, anzi, che il lavoro più sporco lo avesse fatto la manovalanza alleata. Il generale Westmoreland, così, si compiaceva con Washington del fatto che l'autostrada numero 1 fosse rimasta aperta dopo l'offensiva del Tet. Il Tet, abbreviazione di Thi Tinh Nguyen Dan, è il capodanno lunare vietnamita. La notte tra il 30 e il 31 gennaio 1968, l'esercito nordvietnamita sferrò un furioso attacco a sorpresa contro le maggiori città del sud, guadagnando molti territori. Fu a costo di pesanti perdite che gli USA e alleati riuscirono a riprendere il controllo della situazione, varie settimane più tardi. Nel 2013 la presidente Park Geun-hye visitò il Vietnam in quell'occasione, non trascurò di rendere omaggio al fondatore della nazione, Ho Chi Minh, nato nel 1890, morto nel 1969. Non una parola, però, sui trascorsi della guerra e sulle pesanti responsabilità delle truppe inviate da suo padre.
Si capisce, allora, l'appiglio concesso ai critici per quello che a questo punto rischia di trasformarsi, per Seul, da legittima indignazione a mero vittimismo politico, è possibile pretendere le scuse dei giapponesi se ancora la Corea del Sud rifiuta di fare i conti con la propria storia? Rimane da capire cosa ci sia alla base di tale rifiuto. A tale proposito, si è spesso tirato in ballo l'orgoglio confuciano della nazione e l'ammissione di colpa come prova di debolezza. Molto probabilmente non è affatto così, i confuciani sanno scusarsi, fosse anche per finta, e l'atteggiamento tenuto dalla Corea del Sud sulla questione deriva non dall'orgoglio che c'è, bensì da quello che non c'è. Più semplicemente i poteri forti, oltranzisti e settari della Corea del Sud indissolubilmente legati agli USA hanno temuto, e continuano a temere, di offendere il loro migliore alleato, visto che si trovavano in Vietnam proprio per compiacerlo. E siccome gli USA non hanno chiesto scusa nemmeno per Hiroshima e Nagasaki, non c'è motivo per cui debba farlo il paese satellite, soprattutto per una manica di pezienti come i vietnamiti, tali, infatti, sono ancora visti e considerati.